Esaminiamo ora nel dettaglio le magistrature principali della Res Publica. La magistratura più importante, cioè la carica principale, era costituita dai consoli, in numero di due. Il consolato è la magistratura più antica, è infatti la soluzione adottata dagli antichi romani per evitare lo strapotere del re. Infatti, all'indomani della cacciata di Tarquinio il Superbo, si decise, per impedire il risorgere di un potere assoluto, che l'esercizio del potere fosse di tipo collegiale, cioè, diciamo così, costituito da due o più persone, e al posto del re furono posti due consoli. I consoli ereditavano dal re l'imperium, per cui in un primo tempo le loro prerogative e i loro poteri erano molto ampi. Furono infatti circoscritti più avanti. Essi detenevano il comando militare supremo, convocavano il Senato e le assemblee popolari, avevano il diritto di stipulare trattati con gli stati stranieri. Erano eponimi, davano cioè il nome all'anno in cui erano in carica. Fino al 367 a.C. al consolato potevano accedere solo i patrizi. Con le leggi Licinie e Sestie, dal nome dei due tribuni proponenti, fu riconosciuto il diritto alla plebe di accedere al consolato.